L'obiettivo del progetto Life Granata è quello di tutelare e ripristinare le brughiere montane del Prato Magno, un habitat di importanza europea che ospita numerose specie tutelate dalle direttive europee sulla biodiversità. È un ambiente che ha subito delle trasformazioni profonde negli ultimi anni legate all'abbandono di pratiche gestionali tradizionali che sostanzialmente consistevano nel taglio delle eriche e che poi venivano utilizzate per la produzione di manufatti, tra cui appunto le granate che servivano per spazzare le strade dei paesi e delle città. Venuta meno questa forma di gestione attiva, l'ambiente si è evoluto, il bosco ha riguadagnato terreno e questi ambienti adesso sono profondamente diversi, non più idonei ad ospitare quelle specie di uccelli che noi vogliamo tutelare. Per raggiungere gli obiettivi di tutela e conservazione delle brughiere, il progetto Life Granata ha messo in campo una serie di azioni. In primis quello di provare a ricostituire una filiera produttiva locale attraverso il coinvolgimento di alcuni soggetti locali che recentemente hanno dato vita a una cooperativa che speriamo presto partirà a tagliare, lavorare e produrre manufatti con le eriche. Questo è molto importante perché è evidente che solo attraverso una gestione attiva e duratura noi potremo garantire un futuro a questi habitat e alle specie che lo abitano. Nel breve periodo era però importante intervenire per arrestare questo processo di trasformazione delle brughiere e quindi di arrestare l'invasione del bosco e di altre specie di arbusti. Come abbiamo fatto? Siamo intervenuti attraverso dei decespugliamenti meccanizzati o manuali a seconda delle caratteristiche ambientali delle aree di intervento, e questo ha permesso non solo di ripristinare un habitat idoneo per la riproduzione delle specie di uccelli che volevamo tutelare, di ripristinare la funzionalità ecologica degli habitat delle brughiere, ma abbiamo anche creato delle ricadute positive, ad esempio per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione del rischio degli incendi. L'area che vedete alle mie spalle, ad esempio, è un'area in cui siamo intervenuti recentemente e adesso appare non solo come un'area di brughiera ripristinata, ma anche come un viale tagliafuoco. In linea generale gli interventi di decespugliamento sono interventi abbastanza semplici da attuare, c'è una grande esperienza in questo campo. Occorre ovviamente tenere conto di alcune specificità legate agli habitat in cui si va a intervenire. Ad esempio occorre salvaguardare alcune specie di piante che sono tutelate o che sono importanti per la biodiversità. Nel nostro caso, ad esempio, abbiamo prestato particolare attenzione alla conservazione e al mantenimento degli esemplari di ginepro. Un altro aspetto importante di cui tenere conto, soprattutto quando si va ad intervenire sugli ericeti più vecchi, dove le piante hanno perso l'elasticità propria di queste specie, delle eriche, è che intervenire meccanicamente può portare a scalzare la pianta, facendo quindi un danno rispetto all'obiettivo stesso dell'intervento. In questi casi è preferibile intervenire con dei decespugliamenti manuali. Per quanto riguarda la replicabilità di queste buone pratiche, gli interventi di decespugliamento non presentano ovviamente particolari problemi, se non quello di valutare degli accorgimenti durante le fasi di progettazione degli interventi che tengano conto delle caratteristiche specifiche degli habitat. Più complesso invece è per quanto riguarda la ricostituzione di filiere locali, perché ovviamente occorre effettuare tutto un lavoro di promozione, di animazione territoriale che abbia come obiettivo quello di poi raccogliere l'interesse delle comunità locali e individuare quindi dei soggetti che possono poi avviare un tipo di attività
che sicuramente non cambia la vita da un punto di vista economico, ma che sicuramente può dare un valore aggiunto a un territorio contribuendo alla conservazione della biodiversità.